Sono Lorenza Ghidini e sono una giornalista di Radio Popolare di Milano. Sono preoccupata per questo governo, il più a destra della storia della Repubblica, e da mamma di due studenti adolescenti sono preoccupata in particolare dal ministro Valditara, quello che ha detto che bisognerebbe togliere il reddito di cittadinanza ai ragazzi che non hanno potuto finire gli studi, o quello che ha detto che agli studenti indisciplinati andrebbe inflitta l'umiliazione come strumento di formazione. Quello che ha minacciato di sanzioni la preside di Firenze per quella bella lettera sull'indifferenza, e ancora quello che tempesta le scuole di circolari da leggere nelle classi, come quella sui crimini del comunismo, inviata proprio nel giorno in cui il resto del mondo commemorava l'antisemitismo e i crimini del fascismo. Ricordo anche che la sua vice, Paola Frassinetti, qui a Milano è un'habitué dei raduni delle teste rasate. Ecco, questo secondo me è il fascismo 100 anni dopo. Tesseriamoci all'Ampi, perché questi signori sappiano che l'antifascismo è vivo e vegeto.